Stefano De Martino ha tradito Belen? Ecco chi potrebbero essere le amanti. Le presunte 12 amanti di Stefano De Martino erano donne comuni. L'ultima è indiscrezione. Belen Rodriguez è stata ospite domenica scorsa da Mara Venier raccontando la sua verità sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. E in questa occasione ha rivelato di aver scoperto di essere stata tradita dall'ormai ex marito almeno con 12 donne diverse. Su questa faccenda il conduttore ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha però voluto glissare, limitandosi a dire, quando finiscono le relazioni, ci sono due verità. Si segnala che su tutta questa faccenda il portale di newsfanpage.it ha voluto vederci chiaro venendo a scoprire da fonti attendibili che le presunte amanti sarebbero tutte non famose. Ragazze comuni, con vite e mestieri comuni. Lo assicurano fonti vicine a fanpage.it. Quindi per chi pensava che qualche donna dello spettacolo sarebbe potuta essere in questa famosa lista ne rimarrà sicuramente deluso. Belen Rodriguez avrebbe vissuto un vero e proprio incubo dopo le vacanze di giugno. Il portale fanpage.it, dopo aver rivelato che le presunte 12 amanti di Stefano De Martino sarebbero donne del tutto comuni con un lavoro altrettanto comune, ha anche svelato un altro succoso retroscena riguardante stavolta però l'ex conduttrice di Mediaset, che domenica scorsa è stata ospite a Domenica In. Di cosa si tratta? Sempre le suddette fonti avrebbero svelato al sito di News che Belen avrebbe vissuto un vero e proprio incubo dopo le vacanze dello scorso giugno cadendo addirittura in depressione. Proprio dopo le vacanze di giugno, nel pieno dell'estate, sarebbe iniziato il periodo più buio nella vita di Belen, quello in cui avrebbe toccato il fondo della depressione. E sarebbe stato proprio in quel bruttissimo momento che sarebbe entrato in gioco Elio Lorenzoni. Difatti quest'ultimo le sarebbe stato vicino. Il conduttore non sarebbe stato vicino alla moglie nel suo periodo più brutto. Fanpage.it ha poi fatto presente che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e portato Belen Rodriguez alla decisione di lasciare definitivamente Stefano De Martino sarebbe legato al fatto che proprio nel periodo più brutto della sua vita non le sarebbe stato accanto. Stefano era a Napoli per motivi di lavoro, come confermano anche le voci a fanpage.it. Un'assenza che Belen non gli avrebbe mai perdonato. Insomma sembra davvero che i motivi della rottura tra i due coniugi non siano solo relativi ai presunti tradimenti di lui, ma anche a delle eventuali mancanze. Tutte queste indiscrezioni si